Avere un feed perfetto è il sogno di tantissimi Instagrammer. E nonostante sia passato del tempo e questa cosa sia passata in secondo piano, comunque continuo a ricevere tantissime richieste di aiuto. In questo video voglio darti i miei personali consigli, quelli che mi hanno permesso di ottenere un feed curato e omogeneo. Il primo consiglio che mi sento di darti è quello di avere un'impostazione grafica da seguire. Questo passa ovviamente tramite la definizione di alcuni elementi chiave che vanno poi a creare la parte grafica del tuo personal brand o del tuo brand. Quali sono questi elementi di cui ti sto parlando e perché sono così importanti? Il primo elemento è la palette colori. Andiamo a scegliere 4-5 colori che possono rappresentare il nostro brand e il nostro personal brand. Ma attenzione, non vanno scelti a caso. Infatti ogni colore ha un impatto di un certo tipo e va a portare una determinata emozione o a comunicare un messaggio anche subconscio alle persone che lo guardano. Non è un caso infatti che Ferrari abbia scelto come suo colore principale il rosso. Il rosso indica passione, energia e forza e quindi va perfettamente a rappresentare un brand di questo tipo. Ovviamente la scelta della palette di colori non è l'unica cosa che importa. Infatti è bene anche farsi creare o crearsi un logo che quindi vada a rappresentare sia il nostro brand che il nostro personal brand. Quindi questo è un lavoro che va fatto indistintamente dal settore in cui ci troviamo. E andare anche a selezionare dei font di riferimento. Io vi consiglio anche qui massimo 3 font. Uno per il titolo, uno per i sottotitoli e uno per il corpo del testo. Questo ci permette di avere sempre gli stessi font, utilizzare sempre gli stessi caratteri all'interno di tutti i nostri contenuti Instagram. Così come andremo a utilizzare sempre la stessa palette di colori e sempre lo stesso logo. Questo renderà omogeneo il tutto e soprattutto permetterà alle persone di, una volta trovato un nostro contenuto all'interno della loro home page, collegare immediatamente quel contenuto alla nostra persona o al nostro brand. Questo perché andremo proprio a creare una sorta di immagine all'interno della loro testa. Tutto questo ovviamente richiede un certo impegno, una certa esperienza. Vi consiglio di affidarvi a un professionista. Io personalmente, per il mio personal brand, quindi per la creazione della mia palette, il mio logo e i miei font, mi sono affidata a una grafica professionista che si è occupata di creare tutto il mio personal brand, studiando ovviamente quelli che sono le sensazioni e le emozioni provocate dai miei colori rispetto al messaggio che voglio mandare, creare un logo che identifichi la mia personalità e restituirmi poi anche dei font che siano leggibili, chiari e che sempre possano identificare il mio brand al meglio. Secondo consiglio che vi aiuterà ad avere un feed perfetto è quello di utilizzare in maniera strategica i colori della vostra palette. Una volta che abbiamo infatti questi colori, che cosa ci dobbiamo fare? Un esempio concreto su di me è questo. La mia palette colori è rappresentata da queste tonalità. Ogni volta che vado a creare un nuovo contenuto, che sia una grafica o anche un contenuto video, quello che faccio è applicare questi colori nelle copertine del mio feed e soprattutto anche all'interno del contenuto stesso. Quando mi è possibile vado a inserire titoli, sottotitoli utilizzando i colori direttamente della mia palette. Questo mi permette, come vi ho già anticipato, di essere riconosciuta già a primo impatto visivo dalle persone che mi seguono sia nell'home page sia all'interno dell'Esplora. Utilizzare poi la vostra palette di colori anche all'interno delle vostre copertine vi aiuterà ad ottenere un feed omogeneo e quindi a creare proprio un effetto visivo molto di impatto e ben riconoscibile agli occhi di chi arriva sul vostro account. Ora, prima di passare al prossimo consiglio per creare un feed omogeneo, vi voglio ricordare e vi voglio invitare, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio webinar gratuito La Notte degli Oscar di Instagram. Al suo interno troverete strategie pratiche e consigli che vi aiuteranno a creare, far crescere e monetizzare con successo la vostra pagina Instagram. Quindi mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti, cliccate nel link che trovate qui sotto in descrizione. Terzo consiglio che mi sento di darvi per creare un feed perfetto è quello di organizzare in maniera anticipata il vostro feed. E per fare questo abbiamo due possibilità. Ci sono delle applicazioni che ci permettono di avere la preview del nostro feed e quindi spostare poi le varie copertine e farci vedere appunto in anticipo come apparirà il nostro feed dopo la pubblicazione dei post. La mia applicazione preferita in questo caso, quella che utilizzo quotidianamente, è Planoly. Da Planoly, come vedete, ci sono già tutti i post che noi possiamo semplicemente spostare con il nostro dito, quindi facendo scorrere
le nostre dita, vedete che i post si muoveranno di conseguenza e possiamo sperimentare finché non abbiamo trovato la posizione giusta, quella che ci piace a noi. Vedete che c'è sempre comunque una parte di feed, vi farà vedere sia gli ultimi post pubblicati, e li riconoscerete perché avranno il simbolino di Instagram in basso a destra e quindi capirete che sono i contenuti che già sono presenti nel vostro feed. Quelli invece che devono ancora essere pubblicati li riconoscerete perché hanno una U in alto a sinistra che simboleggia il unpublish, quindi appunto non ancora pubblicati. Potete muovere solamente i contenuti che non sono ancora stati pubblicati, lo dico per chiarezza, e potete inserire tutti i contenuti che desiderate, quindi è davvero molto molto semplice da utilizzare. Planoly però da poco è diventata a pagamento, quindi non esiste più purtroppo la versione free, e se noi vogliamo autopubblicare i nostri contenuti dobbiamo necessariamente pagare un abbonamento. Io ho scelto di fare questo investimento perché per me è molto utile per pianificare i miei contenuti, ed è la stessa cosa che consiglio anche di fare a tutti coloro che scelgono di investire sul mio programma a pagamento Instagram Pins Academy, nella quale appunto insegno a chi sceglie di entrare a far parte di questa fantastica community come crearsi una presenza online e soprattutto monetizzare il proprio profilo con successo. Ma tornando a noi, c'è anche la possibilità di creare, di avere diciamo una preview del nostro feed gratuitamente. Questo però è un piccolo trucco che è disponibile solo per gli utenti Apple, quindi io che ho un iPhone vi mostrerò come potete fare. Per Android non penso che ci sia la stessa funzione, quindi non abbiatemene a male, ma io utilizzo Apple e ho solo un dispositivo Apple e non Android. Quindi per fare questo, per quindi organizzare invece il nostro feed utilizzando il nostro iPhone, quello che dobbiamo andare a fare è, prima di tutto, andiamo a portare, a trasferire le nostre copertine o le immagini che vogliamo utilizzare nel nostro feed Instagram all'interno della nostra galleria. Una volta che abbiamo fatto, andiamo sulla galleria immagini, clicchiamo su seleziona e andiamo a selezionare una ad una le immagini che vogliamo utilizzare nel nostro feed Instagram. Poi andiamo a cliccare nel bottoncino in basso a sinistra per esportare e andiamo a cliccare su aggiungi ad album, nuovo album, e creiamo ad esempio l'album feed Instagram, così ce lo ritroviamo ogni volta facilmente e non dobbiamo ricrearlo da capo tutte le volte. Adesso andiamo su album, quindi torniamo indietro e andiamo a cliccare su feed Instagram. A questo punto è tutto molto semplice, dobbiamo tenere premuta sulla foto che vogliamo spostare e semplicemente, vedete, muoverla. In questo modo avremo una preview del nostro feed e potremo organizzare tranquillamente, direttamente dal nostro smartphone, la preview del nostro Instagram. È molto comoda perché non ci richiede app aggiuntive, non ci richiede app esterne, però dobbiamo poi ricordarci effettivamente di pubblicare in questo ordine i nostri contenuti. È meno comodo di utilizzare chiaramente un'applicazione di programmazione, però può essere una valida alternativa per chi parte da zero e non vuole magari fare un investimento di questo tipo. Il prossimo consiglio che vi voglio dare per avere un feed perfetto è quello di utilizzare sempre lo stesso filtro. Avere sempre lo stesso filtro ci aiuta a rendere le nostre foto simili, ancora più simili tra di loro. Ovviamente ci sono dei fattori da tenere in considerazione, come la luminosità della nostra immagine, quindi se ad esempio scattiamo con poca luce e in un altro momento scattiamo invece in una giornata di pieno sole, chiaro che ci sarà una luminosità differente e saremo noi poi bravi ad andare a modificare leggermente la nostra immagine per renderla alquanto più simile possibile alle altre. Però tendenzialmente già avere un filtro da inserire in tutte le nostre immagini aiuta a rendere più omogeneo il nostro feed. Quali sono le applicazioni che mi sento di consigliarti per modificare al meglio le tue immagini? Sono principalmente due, che sono anche le più professionali e le più valide. La prima è Lightroom, che ci consente di andare a modificare e settare tantissimi parametri all'interno della nostra foto e quindi anche a livello professionale qualitativo è molto più alta rispetto a tutte le altre che possiamo trovare online, ed è anche la più utilizzata e amata da influencer e fotografi. La seconda invece è VascoCam. VascoCam mette a nostra disposizione già tantissimi filtri preimpostati. Qui a livello di qualità, diciamo, andiamo leggermente a perderla e ci sono meno parametri modificabili rispetto alla modifica che possiamo attuare invece su Lightroom, però comunque è un'applicazione molto valida
che mette a nostra disposizione tanti settaggi che possono veramente aiutarci a migliorare l'impatto della nostra immagine. I parametri inoltre ai quali dovete prestare attenzione per tutte le vostre immagini, che quindi possono cambiare l'impatto visivo che avrà una volta terminato l'editing, sono la luminosità, quindi andate sempre a controllare se la luminosità è simile a quella delle altre foto che avete pubblicato. Diversamente, se c'è troppa luce toglietene un pochino, se c'è poca luce aumentatela leggermente. E anche un'altra cosa che impatta solitamente è quello che indossiamo, ok? Già i colori che ci sono all'interno della nostra immagine. Io da anni cerco sempre di scegliere di scattare le mie foto in ambienti molto neutri, quindi ambienti che può essere, non so, uno studio minimalista come stile, o comunque un ambiente in cui non ci sono troppi colori a contrasto. Questo dipende anche da quello che è il risultato finale che noi vogliamo ottenere, quindi anche in base a quello che è il nostro personal brand, i colori che sono all'interno della nostra palette. Andiamo a scegliere un ambiente che sia allineato a quello che è il messaggio che vogliamo comunicare, e anche cerchiamo di vestirci di conseguenza, quindi utilizzando magari più o meno sempre gli stessi colori, anche qui per identificarci e, strategicamente parlando, renderci riconoscibili. Quinto consiglio che vi voglio dare è quello di utilizzare sempre lo stesso strumento per creare i vostri contenuti. Può sembrare un consiglio banale, ma vi posso garantire che la differenza c'è, e come. Se noi utilizziamo il nostro smartphone piuttosto che una macchina fotografica, la differenza a livello di immagine per magari una persona che se ne intende è molto molto diversa. In più, anche in fase di editing, scattare sempre con lo stesso strumento ci aiuterà ad avere un'immagine che effettivamente è sempre molto simile, quindi ci aiuterà anche a rendere più lineare a livello di colori il nostro feed. Nonostante ad oggi gli smartphone fanno delle foto pazzesche, quindi comunque la qualità, diciamo che si può avvicinare lontanamente, molto lontanamente, a quella di una fotocamera, comunque sono due strumenti che danno un'immagine differente. Per cui il mio consiglio è: scegliete uno strumento che può essere una macchina fotografica, il vostro smartphone va benissimo, e cercate di utilizzarlo sempre per i vostri scatti. Può capitare una volta, anche io personalmente faccio così, che uno magari sia in giro e voglia documentare un momento utilizzando lo smartphone e magari non hai dietro, non hai con te la tua macchina fotografica. In questo caso ovviamente puoi farlo, però cerca di essere costante e di utilizzare sempre lo stesso strumento quando ti è possibile. Prossimo consiglio che ti voglio lasciare per avere un feed Instagram perfetto è quello di utilizzare sempre lo stesso schema di feed. Esistono varie tipologie di feed che possiamo utilizzare per organizzare al meglio i nostri contenuti. In particolare, ora ti metterò tre esempi per farti capire. Possiamo scegliere un feed a linea, quindi ogni riga con un colore diverso o con un outfit diverso, che dà questo senso di, appunto, schematico al nostro feed. Oppure un feed a scacchiera, che si basa su magari mettere prima un'immagine grafica, quindi una grafica creata da Canva alternata a una nostra immagine, o può essere anche una quote alternata a un'immagine, quello che volete, però dà questo senso di scacchiere, quindi dà anche questo un senso di ordinato. Oppure ancora un altro esempio che vi posso fare è il feed a colonne, quindi per ogni colonna noi andiamo a pubblicare un contenuto di un determinato colore, un determinato format, che può essere magari sempre un reel piuttosto che un carosello. Insomma, andiamo a organizzare in questo caso il nostro feed per colonne. Perché può aiutarci ad avere un feed più organizzato? Perché seguendo questo schema noi andiamo sempre a riproporre lo stesso ordine, quindi uno, è più facile per noi anche organizzare il nostro feed al meglio, quindi ci aiuta a, seguendo questo schema, dover sempre fare la stessa azione, quindi ci pensiamo anche meno e perdiamo meno tempo. Due, ci aiuta comunque a dare un effetto ordinato al nostro feed inevitabilmente. Per questo motivo, soprattutto all'inizio, può essere molto utile utilizzare un feed preimpostato. Se sei interessato a sapere tutte le tipologie di feed che puoi creare, ti consiglio di andare a vedere anche questo video qua, dove te ne lascio ben 8, quindi avrai l'imbarazzo della scelta e potrai selezionare quello che più si addice al tuo personal brand o al tuo brand in questo momento. Bene, per questo video su come ottenere un feed perfetto per il tuo profilo Instagram è tutto. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel like e accendi la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Noi poi ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video. Ciao!